Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Berlusconi, nessun coordinatore ma basta, paura delle novità. Istat crolla l'inflazione, 1,2% in Egitto, al via il voto sulla Costituzione. Scontri tra polizia e manifestanti, un morto. Silvio Berlusconi parla del futuro di Forza Italia e interviene per cercare di ricompattare il partito dopo le critiche sulla nomina di Toti come coordinatore. Non c'è mai stata alcuna intenzione di procedere alla nomina di un coordinatore unico di Forza Italia, ma basta paura delle novità, dice il presidente di Forza Italia. Crolla l'inflazione nel 2013, ai minimi dal 2009, pari all'1,2% in decisa frenata rispetto al 3% registrato nel 2012, lo rileva l'Istat. Record storico intanto registrato da Banca Italia per il debito pubblico italiano, aumentato a novembre di 18,7 miliardi e pari a 2.104 miliardi. Al via in Egitto il voto sulla Costituzione. Sono oltre 52 milioni gli egiziani chiamati alle urne, ingente la presenza delle forze di sicurezza. I seggi resteranno aperti fino alle 21 di questa sera. Intanto un manifestante islamico è stato ucciso negli scontri tra attivisti e forze di sicurezza a Nasser. Arresti domiciliari con braccialetto per un educatore di una parrocchia dell'Interland milanese colpevole di aver abusato di 4 minorenni tra i 13 e i 16 anni. Uno dei ragazzini molestati si è confidato con la madre, che ha deciso di sporgere denuncia, permettendo così alle forze dell'ordine di individuare l'uomo. Più di 200 persone sono morte annegate nel Sud Sudan mentre tentavano di oltrepassare il Nilo in fuga dai combattimenti tra ribelli e forze di governo. Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini. Erano su un barcone stracarico che si è ribaltato per il peso eccessivo. Attesa per l'incontro fra François Hollande e i giornalisti, nel quale il capo dello Stato sarà costretto a dare una risposta secca sulla presunta relazione con l'attrice Julie Gayet. Per il presidente e i suoi consiglieri si tratta di chiudere la questione al più presto. Secondo Le Monde, però, la vicenda pone domande sulla sicurezza di Hollande e il ruolo della Premier Dame. Nadal si unisce al coro dei giocatori preoccupati per il caldo record che accompagna le prime giornate dell'Australian Open con temperature di 42 gradi. Giocare con questo caldo è pericoloso per la salute, dice il numero uno del mondo, che ha debuttato oggi nel torneo.